Ciao ragazze e benvenuti a questo nuovo video tutorial Mordi e Fuggi. Oggi realizzeremo lei questa romantica tag con un pensierino ovviamente romantico, un pensierino affettuoso per una persona cara. Quindi lei sarà la portatrice di questo messaggio. Potrà essere un particolare chiudipacco, un regalo, una bomboniera, o un semplice pensiero da regalare ovviamente a una persona molto molto amata. Ma andiamo a vedere quali sono i materiali necessari per realizzare questa tavoletta, questa tag in MDF, che comunemente è cartone pressato. Ma andiamo a vedere l'elenco dei materiali. Per questo progetto, allora serve un kit tag. Qui trovate sia la tavoletta in MDF che allegato anche una bimba, quindi potete avere due progetti in uno. Ovviamente servirà poi quindi questa sarà la nostra base. Per realizzare il viso ho utilizzato un ovale in cartoncino con la spugna di imbottitura, ovviamente della licra per viso. Del tessuto effetto lavagna, quindi adesivo. Io in questo caso ho fustellato un pezzo di cornice, una coppia di ali in ferro battuto, dei cerchietti in tessuto per realizzare la decorazione, il bottoncino centrale, una decorazione a fiorellino per la nostra cucitura, lana per capelli e ovviamente non può mancare il nostro nastrarte per fare il fiocco e la squadretta acconciamoci per la nostra acconciatura. Ovviamente, se volete, potete scrivere direttamente sopra la tavoletta oppure, come ho fatto io, con il tessuto effetto lavagna, utilizzando però un pennarello gel, mentre potete utilizzare sulla tavoletta direttamente con un pennarello indelebile. Allora, per prima cosa andiamo a dipingere la nostra tavoletta con il colore acrilico. Io ho scelto colore avorio, ma voi potete anche comunque lasciarla in color grezzo. Nel frattempo che la tavoletta si asciuga, andiamo a fare gli altri elementi. Allora, prendo l'ovale in cartoncino con la spugna e la licra per bambole. Con la penna evanescente vado a tracciare, quindi a disegnare o comunque a segnare il mio ovale e vado a ritagliarlo ottenendo però circa un centimetro e mezzo di margine di taglio, quindi non a bordo ma state leggermente più larghe, perché poi questo servirà, vi farò vedere, per girarlo poi dietro nell'ovalino. Quindi tagliamo, non importa che sia una cosa precisa. Ecco qua. Bene. Prendo il mio ovale in spugna, metto la colla sopra, poi questa maniera, prendo il mio ovale e vado tirando ad appoggiarlo sopra. Metto la colla dietro e vado a tirare la licra in modo da farla aderire perfettamente. Quindi tiro, metto la colla nel margine, poi andremo a rifinire ovviamente nel caso in cui qualche parte rimanga comunque sollevata. Ecco qua. Se vi rimane molto tessuto, perché siete stati molto abbondanti, togliete, quindi tagliate l'eccedenza. Fermiamo lì, perché comunque, essendo un progetto piatto, non deve avere troppo volume dietro, perché poi avremo anche i capelli e quindi insomma non dobbiamo fare troppo volume. Ecco qua, tirate bene, mi raccomando, le pieghe. E ci troviamo con
così, quindi con un ovale perfettamente rivestito. Bene, adesso andiamo a preparare i capelli, perché ovviamente andremo a montare prima l'acconciatura e poi a dipingere il viso. Ma andiamo a vedere esattamente come fare l'acconciatura, quindi andiamo a fare i codini incrociati. Con l'utilizzo della nostra squadretta e la filo di lana andiamo a realizzare la nostra acconciatura. Prendiamo la misura, questa qua da 20 cm, appoggio il mio filo di lana nella freccetta e comincio a girare. Giro tantissime volte fino a quando non ho, insomma, raggiunto il volume desiderato. Quindi andremo un po', diciamo, così a braccio, come si suol dire, braccio, non meno comunque di 20 grammi di lana. Poi dopo la nostra acconciatura sarà da dividere in tre parti, due uguali e una che sarà la parte retrostante un po' meno. Quindi andiamo a sentire, facciamo un altro paio di giri per sicurezza. Ok, tagliamo il nostro filo. Prendiamo un pezzettino di filo di lana e andiamo a legare, quindi andiamo, mettiamo il doppio, lo andiamo a legare sotto prendendo solo una metà. Fate riferimento sempre alle freccettine che vi indicano qual è il mezzo. Due nodi stretti stretti, anche tre. Parte opposta al nodo. Sollevo le mie ciocche e taglio. Mi si libera la squadretta e ottengo questa capigliatura. Ovviamente andiamo a rifilare i pezzi più lunghi e vado a stendermi e a dividermi la mia acconciatura. Quindi la parte dietro sarà la parte con meno volume, mentre la parte e le due laterali saranno quelle che avranno più o meno lo stesso ingombro, quindi cercate di sentire più o meno la misura. Pettiniamo bene le nostre ciocche, quindi ci troviamo così. Prendiamo il nostro ovale, vado ad incollare nella parte retro cercando però di mettere il nodo quasi, diciamo, da questa parte qui, quindi da questa parte nel retro ovviamente, a livello del mento. Quindi lo andiamo ad incollare, quindi deve essere quasi a livello del mento. Quindi metto la colla sul nodo, che così intanto me lo ferma, e appoggio la mia testina. Vado con la parte di sinistra, la tiro su e faccio il primo incrocio. Prendo la parte destra e faccio il secondo incrocio e tutti insieme mi fanno l'acconciatura in questa maniera qui. Andremo a fissare lungo le guance le due estremità. Quindi riapriamo il nostro lavoro. Ecco qua. E andiamo a montare la colla sulle parti. Queste qua laterali, poi con un altro filo di lana andremo ad annodare il tutto. Bene, quindi andiamo a fissare intanto nella guancia destra la mia ciocca di capelli. Cercate di non farla troppo scesa, sennò c'è i capelli negli occhi e non va bene. Quindi poi tutte le rifiniture successive le faremo dopo e mi fermo così. Metto un po' di colla a livello della fronte in modo da bloccare la lana. Con un altro filo lo utilizzo sempre in doppio io, così più robusto, vado a legare i miei codini. In questa maniera qua.
qui un paio di nodi stretti ed ecco qua la nostra acconciatura fatta. Andremo poi a sistemare con un po' di colla le parti insomma che si muovono, che magari non sono bloccate per bene, tipo questo punto qui, e vado e schiaccio questo punto qui, vado e schiaccio, ecco qua. Bene, adesso siamo pronti per disegnare il nostro visino, quindi ci armiamo di pennarelli per occhi e un vecchio ombretto o un vecchio blush o quello che utilizzo, una cipria, un fardo, quello che avete a disposizione. Allora vado con un vecchio fardo a colorare le mie belle guanciottine. Vado quindi a sporcare la licra e vado a realizzare le mie due belle guanciotte. Prendo pennarello da occhi e vado a disegnare l'espressione della mia bimba. Quindi farò dei begli occhi grandi, espressivi. Questi pennarelli sono fatti in maniera, sono pennarelli gel fatti apposta perché scrivano anche sulla licra senza espandere il colore. Sono con due punte differenti, una più grande per fare il riempimento e una un po' più piccola per fare le ciglia e sopracciglia. Una volta riempito il nostro occhietto per benino, vado a disegnare il nasino e il sorriso, perché a noi ci piacciono le bimbe sorridenti. Ed ecco qua. Bene, ora con acrilico bianco andiamo a disegnare i punti luce e le guanciottine. Allora, con l'acrilico bianco sporco il dotter con la punta dotter o bulino, che vuol dir si voglia. Sporco la punta e con la punta grossa vado a fare le lentiggini. Facendo proprio dei puntini. Così. E con la parte ovviamente sottile andiamo a fare i punti luce negli occhi. Quindi anche qua farò due puntini in questa maniera. Con il pennarello sottile, questo qua, vado a disegnare le ciglia e le sopracciglia in questa maniera qui. E la nostra testina è fatta. Bene. Adesso non rimane altro che montarla sopra la nostra tavoletta e andare ad inserire, ovviamente ad incollare, il nastro lavagna, questo qua adesivo, e le nostre belle decorazioni. Ma andiamo a vedere come. Bene, prendiamo la nostra tag e andiamo intanto ad incollare sopra le nostre ali. Quindi andremo a incollare visino e alette più o meno in questa posizione, ma ovviamente questo è un mio consiglio, voi potete fare come più vi aggrada. Quindi andiamo ad attaccare la nostra testina con le alette sotto, quindi fisso prima le ali con un puntino di colla al centro. Le ali sono in ferro battuto. Mettiamo un bel po' di colla nella parte sopra per andare ad attaccare la nostra bella testolina in questa maniera, un po' di lato, e facciamo aderire bene il tutto. Mentre lei si asciuga, andiamo ad inserire tra i capelli la decorazione rossa. Quindi in questo caso io ho utilizzato una rosellina col fiocchetto, ecco qui.
con il nastrarte piccolo della misura di 6 cm vado a fare un fiocco singolo, quindi giro solo una volta. Qua e annodo stretto, facciamo due nodini, va che meglio, e voilà, apriamo un bel fiocchettino, sistemiamo un po' le codine e lo vado ad attaccare al centro delle mie ali, quindi dalla parte sopra opposta a dove abbiamo inserito la colla, in modo da fare una sorta di papillon sotto nel nostro visino. Bene, andiamo a preparare la decorazione, quindi mi ritaglio 7 cerchietti di tessuto, io in questo caso ho utilizzato un tessuto di cotone a pois rossi, 7 cerchiettini del diametro più o meno, ve lo dico subito, di 6 centimetri all'incirca 6 centimetri, e andiamo su un filo di cotone robusto, quindi un po' grossettino, possibilmente in tinta, andiamo a realizzare la nostra decorazione. Anche il nodo si è fatto benissimo, ok, andiamo a snodare. E andiamo a vedere esattamente come. Bene, allora prendo i miei cerchietti, li piego a metà in modo che diventa un semicerchio e lo piego ancora a metà in modo che diventi uno spicchio. Dalla parte questa qua più tonda, quindi dalla parte dove c'è la cimosa, vado a fare un punto filza, quindi vado a infilare il filo alla base del mio petalo e lo faccio per tutti e 7 i miei petalini. Mi raccomando, fate attenzione al verso del petalo perché sennò il fiorellino diventa brutto, quindi mi raccomando, piegatelo a metà e ancora a metà e fate la filza sotto dove c'è il taglio vivo, dove c'è insomma la cimosa, quindi dove non viene la punta. Io ho sempre la mania di tirare tantissimo, tenetelo morbido, invece non fate come me, tenetelo morbido perché ovviamente dopo dovremo andare a chiudere a cerchio. Ecco qui 3 4 5 mi raccomando tutti sulla stessa catenella, ovviamente siamo 2 4 6 e 7. Ecco qua, una volta fatto l'ultimo, ingabbiato l'ultimo petalo, tiro le due estremità, quindi dalla parte del nodo e dalla parte dell'ago, e vado a chiudere a cerchio. Ovviamente le tengo un po' morbide così non mi si girano. Ecco qua. E vado a chiudere a cerchio il mio bel fiorellino, cercando prima di chiudere e di stringere forte, sistemare bene i petali. Ok, ecco qua, adesso tiro per benino. Eccoli! E voilà! E ovviamente tagliamo il filo in eccesso. Bene, ho ottenuto il mio bel fiorellino, così lo vado a posizionare sotto dal fiocchettino, ovviamente, quindi puntino di colla.
lo tengo bello unito e premo al centro. E così è l'effetto. Metto il bottoncino al centro come decorazione al posto dei pistilli, sempre con un puntino di colla, e premo bene. Togliamo gli sbaffetti. Ok, bene, fatto questo non rimane altro che ovviamente inserire la scritta. Prima però di attaccarla sulla sulla taghettina andremo a scrivere in bella grafia una frase d'effetto. Io ho scelto questa: la vita è come uno specchio, sorridi. Ma cerchiamone un'altra, magari personalizzata alla persona che, a cui è destinata questa tag. Una frase magari romantica, una frase particolare, anche presa dal web, ma che sia ovviamente solo vostra. Una volta che avete scritto la vostra frase, andiamo quindi ad inserire la nostra targhettina, ovviamente, alla base della nostra tag. Questa è una un tessuto lavagna adesivo, quindi si stacca dalla sua protezione. Ecco qua. Vi consiglio, per non fare bolle, di staccare prima la base, posizionarlo, diciamo, nella maniera corretta dove volete che si veda la taghettina, la scrittina. Con le mani fate uscire l'aria o con un batuffolo di cotone. Ecco che la colla a caldo ha fatto il suo effetto sul mio braccio. Ecco qui. Fate uscire bene le bolle. Ed ecco qua la nostra tag realizzata. Le nostre bimbe sono pronte. Le nostre bimbe sono pronte, quindi questo è il risultato finale. Vedete, qui la scritta è in bianco, qui l'ho fatta in oro, quindi un pochino più elegante. Potete utilizzare qualsiasi tipo di pennarello a gel, insomma, che sia indelebile, e quindi personalizzarle come volete. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se così è, mettete un like sotto nel video. Vi ricordo che tutti gli elementi che ho utilizzato in questo video tutorial sono disponibili in negozio e sullo shop online. Sotto vi metto comunque il link per andare a visionarlo, e non mi rimane altro che rimandarvi al prossimo tutorial. Ciao ragazze!